Lo scopriremo strada facendo. Vorrei qui vicino a me le due piccole e grandi fanciulle interpreti delle galline, intelligenti ma sgrammaticate, Giada e Matilde, eccoli qua. E vediamo un attimino che cosa avete raccontato voi ai giornalisti dello Zecchino d'Oro. Prego. Uno, due, tre. Mi chiamo Giada, ma allo Zecchino mi chiamano Codè. Ho 5 anni e vengo da Roma. Io canto insieme a Matilde. Mi chiamo Matilde, ma allo Zecchino mi chiamano Cocò. Ho 6 anni e mezzo. E vengo da Faenza. Nella mia famiglia ci sono io, c'è papà, c'è mia madre, c'è la mia sorellina e c'è il mio gatto, miau. Noi in casa siamo in 3, la mamma, il papà, io, 2 tartarughe e un gatto. Mi diverto quando lancio la palla a mio babbo e il gatto si arrotola e la tiravamo in testa, quindi dopo andava tra le siepi. Un'ape se l'è infilata in gola e ha appunto la lingua. Mi fa troppo ridere. Eccole le nostre protagoniste. Giada, che cos'hai in mano? La maglietta della Roma. Scusami? La maglietta della Roma. Ah, sì. No, e c'è... Ah, c'è anche la firma. Tutta la squadra l'hanno fatta per te. Va bene. Siamo in Eurovisione, cerchiamo di non fare persone che parlano del microcosmo, Roma, Lazio. Siamo in Europa, questa la prendo io. Tranquilli, tranquilli, sulle bandiere non si scherza, per cui tranquilli. Però mi ha fatto molto piacere, stai bene con la gola? Canti bene? Tranquilla. Tu sei di Roma e la Roma. Va bene. Va bene, ma questo non significa niente, lo Zecchino va in tutto il mondo. In bocca al lupo, tesoro. La vado a dare a mamma. Signora!